Benvenuti a Motore Salute Europa. Oggi parliamo di un kit particolare che è stato ideato da una giovane studentessa che è stata selezionata al concorso europeo I Giovani e le Scienze, selezione italiana di recente. Questo kit di analisi di cucina determina i fattori antinutrizionali. Sentiamo che cosa ci ha detto questa giovane neoarchimede. Anna Giacontieri del Liceo Classico Beccaria di Milano. Che cosa hai realizzato? Il mio progetto si intitola Un kit di analisi in cucina e permette di determinare in maniera veloce i fattori antinutrizionali. I fattori antinutrizionali sono delle sostanze che impediscono al nostro intestino di assimilare i nutrienti e si è visto che sono presenti in alcune piante e semi, e sono presenti naturalmente e servono da difesa contro predatori esterni. Il kit che ho realizzato appunto permette di rilevare in queste sostanze, nei derivati di queste piante, i fattori antinutrizionali. In particolare ho utilizzato la soia che contiene al suo interno inibitori di tripsina. Che cosa sono? Sono semplicemente delle molecole che ostacolano l'enzima che digerisce le proteine nel nostro intestino. E attraverso l'esperimento vediamo che in condizioni normali si sviluppa una colorazione gialla che stabilisce che la reazione è avvenuta correttamente e la digestione non ha problemi. Se invece non si sviluppa il colore giallo, sono presenti questi inibitori e quindi la proteina non viene digerita. Se volete partecipare anche voi a questo concorso europeo Giovani le Scienze, la FAST, Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche, lo organizza ogni anno per la Commissione europea. Si vincono fino a 7.000 euro. Partecipate numerosi se avete un'età compresa fra i 14 e i 21 anni. Se volete ulteriori informazioni, iscrivete a Motore Salute Europa e vi daremo tutti i dettagli.